Benissimo. Bene, buonasera a tutti. Rieccoci, è il caso di dire, perché ci eravamo lasciati l'8 marzo, la notte il governo aveva emanato il decreto con cui interrompeva le possibilità di ogni incontro fisico, abbiamo dovuto chiudere la Casa della Cultura e abbiamo deciso, dopo ormai più di un mese, però ostinatamente abbiamo deciso di ripartire. Ovviamente ripartiamo da remoto, questa è la situazione in cui siamo, non possiamo incontrarci fisicamente, non possiamo incontrarci nella sala storica di Via Borgogna, ripartiamo utilizzando una piattaforma, quindi da remoto. Per noi è una sfida tecnologica, la prima volta che facciamo un esperimento di questo genere, però insomma riteniamo indispensabile fare tutti gli sforzi possibili per garantire anche in questa situazione una continuità tra la nostra presenza culturale e di qualcosa che dia anima e vita alla discussione pubblica, cioè culturale pubblica. Ripartiamo con grande piacere dal ciclo Opere Mondo. Opere Mondo è un ciclo inventato, costruito con grande tenacia da Paolo Giovannetti, da Filippo Pennacchio nel corso di questi anni. Siamo, come dire, al quarto anno di questa operazione, se non vado errato, e per proporla quest'oggi abbiamo un appuntamento che ha al suo centro la discussione di quell'operazione letteraria, culturale molto complessa che a tutti è nota come l'amica geniale di Elena Ferrante. Per parlarne abbiamo con noi Elisa Gambaro, io ringrazio ovviamente Elisa Gambaro innanzitutto, ringrazio Paolo, ringrazio Filippo che sono qui con noi, che sono, come dire, creatori di tutto questo programma, e do a loro direttamente la parola per entrare nel merito. Filippo, penso che stia a te introdurre l'incontro di questa sera, a te la parola. Quindi. Ovviamente siamo noi che dobbiamo ringraziare la Casa della Cultura e appunto te Ferruccio per questa possibilità che ci dai di proseguire questo nostro ciclo di incontri anche in questo periodo, e siamo davvero felici, anche un po' onorati, devo dire, di riaprire le attività della Casa della Cultura, e lo siamo tanto più perché lo facciamo con un incontro al quale teniamo davvero molto, intanto perché ci consente di affrontare una serie di questioni che per noi sono molto importanti. Lo abbiamo già detto nell'incontro inaugurale, Opere Mondo per noi è soprattutto una formula di Franco Moretti, con la quale vengono descritte una serie di opere della modernità, dalla dimensione sovranazionale, dalle ambizioni enciclopediche, dalla notevole complessità formale. Però per noi Opere Mondo negli anni è stato anche qualcos'altro. Ha voluto dire confrontarci per esempio con il concetto di classico, e ha voluto dire anche confrontarci con un'altra nozione, forse meno nota e forse anche meno solida da un certo punto di vista, che è quella di global novel, romanzo globale o romanzo anche della globalizzazione, cioè con quelle opere della contemporaneità letteraria più stretta che circolano moltissimo, sono tradotte in molte lingue, incontrano un notevole successo di pubblico, ma nel far questo non rinunciano alla ricerca formale. Abbiamo parlato negli anni di 1666 di Roberto Bolan, di Fini Gest, di David Foster Wallace, romanzo criminale di De Cataldo. Oggi parliamo appunto dell'amica geniale, dei quattro libri che compongono l'amica geniale, ce li ho qua con me, e lì come correggerà, siamo intorno alle 2000 pagine. Per noi è molto importante parlarne, queste opere uscite tra il 2011 e il 2014 dal nostro punto di vista consentono di riflettere su che cos'è la letteratura oggi, ma anche di riflettere sulla lettura, sull'editoriale e molte altre cose. Do solo quei dati per contestualizzare meglio il tipo di opere che stiamo per affrontare. A oggi
le copie vendute nel mondo sono a 10 milioni, se non qualcosa in più, poi Lisa ci dirà meglio. Più di 40 le lingue in questo prodotto, questo ciclo di romanzi, è stato trasposto in serie televisiva, e questo è un altro elemento sul quale magari dovremo riflettere. E mi fa piacere ricordare un dato che ho scoperto questa mattina, anche in questo momento dove le biblioteche sono chiuse, ma sono aperte nella forma, come dire, online, e di prestiti virtuali, a Milano i romanzi di Elena Ferranti sono molto letti, circolano moltissimo, quindi dal 2011 a oggi è un successo quello della Ferrante, che ha appassionato e continua a appassionare decine e decine, anzi centinaia di migliaia di lettori. Per parlare dell'amica geniale, abbiamo deciso di chiedere di essere con noi a Elisa Gambaro, e che ringraziamo moltissimo. Parlo al plurale perché ovviamente è assieme a Paolo Giovannetti che abbiamo impostato questo incontro, abbiamo pensato a Elisa. Elisa Gambaro insegna letteratura italiana contemporanea e scrittura tra l'Università degli Studi di Milano e anche l'Università Ulm, dove appunto tiene dei corsi laboratoriali di scrittura. Si è occupata di molti argomenti, di molti autori. Ricordo i titoli delle sue due monografie: Protagonismo femminile nell'opera di Ada Negri del 2010, Diventare autrice, Alleramo Morante, De Céspedes, Ginsburg, Zangrandi, Sereni del 2016. E è un'esperta di Elena Ferrante, ne ha parlato molto, ne ha scritto molto. Chi è interessato e vuole approfondire trova in rete anche un paio di, anzi due articoli molto importanti, uno del 2014 per Entimena, Il fascino del regresso, Notte sulla vita geniale, di due anni dopo, del 2016, su Allegoria, Splendori e miserie, di una duplice affabulazione. Questo però dopo, per chi vuole approfondire, e le cedo con piacere la parola per parlarci di questi romanzi. Grazie Filippo, buonasera a tutti, ringrazio la Casa della Cultura, Ferruccio Capelli, ringrazio Paolo Giovannetti e Filippo Pennacchio per avermi invitato a parlare qui su questi schermi. E dunque, io avevo un PowerPoint e adesso cerco di mostrarlo. Ok, lascio fare a Sauro forse. Ma l'amica geniale è non so se è un'opera mondo, ma è senz'altro un fenomeno globale, cioè rientra pienamente nella categoria dei global novel. Possiamo andare avanti, vediamo, aspetta. Ok. Questi sono le date di pubblicazione in italiano dei quattro libri, quindi è una quadrilogia, si tratta in realtà di un unico romanzo somministrato annualmente al pubblico e scritto anche anno per anno, almeno per quanto riguarda gli ultimi volumi. Quindi quella che ha fatto l'autrice e il suo editore, E.O., che è il suo editore storico, è un'operazione editoriale in piena regola. Possiamo poi vedere... In realtà già Elena Ferrante, che prima del boom dell'amica geniale era comunque un'autrice di nicchia, ma con un suo pubblico, aveva pubblicato due romanzi a distanza di un decennio l'uno dall'altro: L'amore molesto nel 92, I giorni dell'abbandono nel 2002,
E questi romanzi avevano dato poi subito o quasi subito avvio a altrettanti film di disuguale caratura, insomma quello di Martoni un po' più bello. Quindi era già Elena Ferrante manifestava comunque una propensione alla trasposizione transmediale della propria opera letteraria, della sua scrittura. In realtà, nel momento in cui la quadrilogia esce, i primi volumi della quadrilogia escono in Italia, non raccolgono soverchia attenzione, non più di quanto avessero fatto i primi libri dell'autrice. Quello che le fa fare il boom e che attira l'attenzione di pubblico e critica è invece la traduzione inglese del primo volume, che possiamo vedere, vi ho messo nella slide seguente, che avviene nel 2012. Avviene nel 2012 e si avvale di autorevolissimi imprimatur critici dell'elite intellettuale newyorkese, in particolare. Sono due, diciamo così, le voci che danno avvio al fenomeno Ferrante dal punto di vista della valorizzazione critica. Una la vediamo nella slide seguente, che è appunto l'articolo di James Wood sul New Yorker nel gennaio 2013. Che poi sarà ripreso anche dalla New York Reviews of Books. Fino a questo momento in Italia il libro era passato pressoché sotto silenzio. Da questo momento in poi il libro comincia a vendere moltissimo in America e comincia tramite passaparola a vendere anche nel nostro paese e accumulare appunto copie su copie vendute. Possiamo vedere la slide successiva. In realtà molto si è discusso, molto è stato detto sulla differente ricezione dell'opera in contesti culturali differenti, perché di fatto, anche a dispetto del successo e dell'apprezzamento che l'opera aveva avuto oltreoceano, l'establishment critico intellettuale italiano ha continuato a diciamo trattare maluccio l'autrice e il suo libro. Qui vi ho messo un articolo del 2015 che poi è stato anche molto rilanciato in rete da Cristina Marconi, che dice: il successo globale della romanziera ha sorpreso l'establishment culturale italiano, che è un establishment maschilista e arretrato. Forse rispetto alla marginalizzazione critica che ha tenuto fino a un certo punto, insomma da un certo punto in avanti il fenomeno è diventato talmente gigantesco che non è stato più possibile fare finta di nulla, però forse oltre che a ragioni di maschilismo è dovuto anche al successo di pubblico dell'opera, che è sono avvenimenti che vengono guardati sempre con sospetto dalla comunità intellettuale italiana. Qui vi ho messo nella prossima slide parere di autorevole critico che peraltro aveva stroncato il romanzo, in cui insomma si dice che il libro di Ferrante c'entra poco con la produzione innovativa di questi anni. Quindi se il criterio è di valorizzazione critica è un criterio di sperimentalismo di scrittura, in nome di questo criterio il libro di Ferrante non viene ritenuto all'altezza. Anche su questo c'è molto da dire e cercherò di dirlo
insomma, di dirlo a breve. Possiamo passare alla slide successiva. Ecco, qui vi ho messo un po' di immagini sul peana che si sono scatenati invece, mentre qua la stroncavano, di là la esaltavano sulla stampa americana. E da questo punto in avanti, siamo nel 2013, è iniziato un vero e proprio boom. Possiamo vedere, vi ho messo un po' di immagini per rendere l'idea. C'è stato un hashtag Twitter, Ferrante Fever, ci sono state spettacoli teatrali, ci sono stati documentari, c'è stato merchandising, c'è stato comunque un eco che ha travalicato ampiamente la sfera piccola degli addetti ai lavori. Qui vi ho messo qualche copertina di magazine generalisti, e ovviamente poi è partita l'onda delle traduzioni, e ci ha detto Filippo prima, è stata tradotta in 40 lingue. A seguito del boom del libro è stata messa in lavorazione una serie TV che è stata annunciata 3 anni fa, nel marzo 2017, diretta da Saverio Costanzo. La serie TV è un diciamo prodotto che si avvale della partnership dei maggiori network produttori. Vi ho messo nella scheda successiva, ecco, chi sono i produttori implicati: c'è Rai Fiction, ma c'è soprattutto HBO, Wildside e Fandango. Ovviamente la serie TV che è stata diciamo girata messa in onda per un audience, per un pubblico internazionale, e non poteva essere diversamente, incrementato e rilanciato la popolarità dell'opera, anche perché la fattura di questo lavoro, di questo spettacolo televisivo, su cui si potrebbero fare a sua volta parecchi discorsi, però ci basta dire che la fattura e l'approccio proprio di sceneggiatura è attentamente filologico, cioè è una serie TV che mette in scena comunque passo passo, con grande fedeltà, gli snodi d'intreccio e la trama del libro. Possiamo ovviamente poi la serie TV ha portato a un restyling delle copertine, quindi mano a mano che usciva la prima stagione è stata andata in onda nel 2018 e sono episodi divisi per 8 episodi per ciascun volume, quindi L'amica geniale è il primo volume e è andata in onda da poco la seconda stagione, Storia del nuovo cognome, che ha portato poi al restyling di copertina. Intanto Elena Ferrante lo scorso novembre ha dato alle stampe un altro romanzo, mi sembrava il caso di segnalarlo, che si intitola La vita bugiarda degli adulti, che è uscito il 7 novembre e questa volta invece ha avuto grande attenzione da parte della critica, sulla sua stampa, eccetera. È un romanzo che sembrerebbe, ma qui appunto non possiamo essere sicuri, sembrerebbe iniziare una nuova opera in più volumi, perché si chiude in modo sospeso, quindi sembrerebbe rilanciare il modulo della saga in più volumi. È però un romanzo che per adesso non ha comunque riscosso
la traduzione inglese non è ancora uscita, quanto io ne so, però per ora non ha riscosso presso il pubblico nazionale l'apprezzamento che invece era stato mostrato per la saga dell'amica geniale. Anche qui si potrebbe ragionare assai a lungo sulle ragioni. Vi faccio solo vedere, però sto ai numeri e guardo la classifica pubblicata sulla lettura del Corriere della Sera. Qui c'è una stroncatura molto antipatica di Antonio Dorrico, che è uscita il 2 febbraio, e La vita bugiarda degli adulti a febbraio era già in discesa, era già fuori classifica. È uscito poi a breve dalla classifica dei libri più letti, e invece le classifiche, adesso vi ho messo ecco l'ultimo numero della lettura, quindi quello di domenica scorsa, vedete che nella top 10 sono 3 i volumi di Elena Ferrante in top 10, e sono tutti appartenenti al ciclo dell'Amica Geniale. Ricordo solo che dalla uscita nel 2011, cioè dal 2012 al 2020, io ho guardato in modo abbastanza metodico la top 10 della lettura, e sono state veramente poche le settimane in cui un titolo della quadrilogia o più titoli non fossero presenti nella top 10 dei libri più venduti. Ed è quindi, non si tratta solo ormai di un best seller, ma possiamo chiamarlo un long seller, perché insomma 7 anni ininterrottamente in classifica non sono pochi. Adesso però vorrei dire qualcosa un po' sul libro, dopo che mi sono soffermata forse un po' troppo a lungo sul fenomeno globale innescato dal libro stesso. Fenomeno globale che però ritengo sia un fatto di grandissima importanza, di grandissima rilevanza per anche la diffusione della cultura italiana all'estero, ecco, su una scena globale. Per dire, la traduzione dell'opera completa di Primo Levi, che è stata fatta in America qualche anno fa, è stata un'operazione di alta cultura e di artigianato editoriale. Io penso non sarebbe stato possibile senza l'eco di Ferrante, senza l'attenzione che il fenomeno Ferrante ha portato sulla cultura e sulla letteratura italiana. Queste sono cose che vanno riconosciute, ecco, senza che ciò implichi giudizi estetici, ma sono comunque fatti. L'Amica Geniale si divide in 4 volumi, e questi 4 volumi sono, diciamo così, compartiti in un modo speculare. Vedete, il primo volume è composto da un prologo che si rispecchia in un epilogo alla fine dell'ultimo volume, e poi abbiamo una tripartizione nel primo e ultimo libro, mentre i libri centrali, Giovinezza e Tempo di Mezzo, non hanno partizioni, se non capitoli numerati e non titolati. Che cosa racconta L'Amica Geniale? L'Amica Geniale racconta la storia di due bambine e ragazze e poi donne, seguendone la parabola esistenziale per un arco di tempo molto, molto lungo, quindi dal primissimo dopoguerra fino ai giorni nostri, fino al 2010, cioè si inizia nel tempo della scrittura e si finisce ricollegandosi da dove si era iniziato il discorso. Possiamo andare avanti. Dunque, la mia interpretazione, però era mia, non è il Vangelo, la mia interpretazione è che L'Amica Geniale metta in scena due protagoniste, ma una sola narratrice,
delle due amiche su cui si concentra appunto la storia, la narratrice è Elena, e la loro formazione, la loro parabola esistenziale viene impostata nel libro secondo due direttrici che sono, a mio avviso, che sono speculari. Le bambine nascono in un quartiere popolare di Napoli. La storia di Elena è una storia di ascesa sociale di chi ce l'ha fatta, ed è una storia esemplare per quella generazione, la generazione messa in scena nel libro. La storia dell'amica invece è una storia di regresso e di stasi. Lila smette di studiare dopo la quinta elementare e poi va incontro a una serie di disavventure dagli esiti vieppiù catastrofici, un matrimonio sbagliato, la necessità, la perdita della figlia, fino alla sparizione che apre e chiude il volume. Quindi, se noi volessimo usare, come mi sembra sia utile per cercare di inquadrare meglio l'opera, una connotazione di genere, possiamo, secondo me, a buon diritto parlare di romanzo di formazione. Ma questo romanzo di formazione è duplice: c'è un romanzo di formazione riuscita, quindi di ascesa, e poi c'è invece una storia opposta, che è una storia invece di emarginazione progressiva, di insuccesso. Romanzo di emarginazione è una diciamo etichetta, che una categoria che ho preso dal mio maestro Vittorio Spinazzola, che mi piace ricordare. Adesso chi racconta questa storia? Allora, la storia viene raccontata da Elena, quella che ce l'ha fatta, quella delle due che ce l'ha fatta, e viene però raccontata in uno strano modo, e qui secondo me che sta il carattere invece innovativo, per me tecnicamente innovativo, del libro, ovvero la modulazione di questa voce narrante. Elena si presenta, qui vi ho messo il fotogramma dell'inizio della serie TV, quando Elena, ultra sessantenne, si mette alla scrivania, ha avuto notizia della sparizione della sua amica e si mette a scrivere. E dice: mi sono sentita molto arrabbiata, vediamo chi la spunta questa volta, mi sono detta, ho acceso il computer e ho cominciato a scrivere ogni dettaglio della nostra storia, tutto ciò che mi è rimasto in mente. Questo è l'avvio del romanzo, che però traccia anche il patto narrativo, nel senso che questa Elena narratrice si presenta subito al suo lettore, alla sua lettrice, come una narratrice autorevole. È un'intellettuale affermata, è una scrittrice, è una che ce l'ha fatta e che parla con un accenti di autorevolezza e molto spesso anche di verbosità. La narratrice è lei, soltanto che le cose sono un po' più complicate, perché il punto di vista dell'amica, che è speculare contrario a quello di chi racconta, si infila ogni piesso spinto, ma in modo intermittente, nel tessuto della narrazione. In realtà l'ascesa e la discesa delle due amiche si gioca in prima istanza sul terreno della scrittura. Cioè, l'ascesa sociale di Elena avviene attraverso la scrittura, prima attraverso la scuola, poi lo studio, e poi pubblica un romanzo che ha successo e diviene un'autrice affermata, collabora con i giornali, eccetera. Tutto questo ci viene detto molto presto nel romanzo, in una scena
appunto importante, in cui le due bambine, con i soldi di Don Achille, che è diciamo l'orco, quello che ha fatto i soldi durante la guerra con la borsa nera e con le complicità fasciste, con i soldi che l'orco dà alle bambine che lo accusano di avere sottratto loro delle bambole, con questi soldi si comprano primo libro, che è Piccole donne, e si mettono a leggerlo insieme. Questo è l'avvio. Alcott, l'autrice di Piccole donne, è comunque un modello di autorialità femminile e di scrittrice di consumo ai suoi tempi. Insomma, ha vissuto della sua, del suo lavoro di scrittura. E ovviamente questo topos viene poi continuamente ribaltato, perché già nel secondo volume uno scambio dialogico tra le due dice: ti ricordi che invece delle bambole Don Achille ci diede dei soldi? Sì, non avremmo dovuto accettarli, dice Lila. Comprammo piccole donne, facemmo male, a partire da quel momento ho sempre sbagliato tutto. Quindi il percorso di ascesa attraverso l'istruzione, come era e come in parte ancora oggi è, ma molto meno, che viene rappresentato, viene sempre sottilmente incrinato e messo in questione dalla voce della controparte, dalla voce di Lila. Questo stesso percorso di ascesa, che è un percorso di emancipazione femminile, perché i condizionamenti di classe e di genere da cui le due protagoniste provengono sono fortissimi, sono micidiali. Si tratterà semplicemente di liberarsene. Ma questo processo di ascesa viene continuamente sabotato dalla seconda voce del romanzo, dalla voce di Lila. Possiamo andare oltre. Ecco, qui vi ho messo un'immagine del set dell'Amica Geniale, l'immagine delle due bambine che leggono è stata usata iconicamente, ecco, per rappresentare la storia, perché di fatto così è. In realtà un altro dato che va, a mio parere, messo in rilievo è che il processo di formazione delle due amiche è un processo orizzontale, ovvero che si avvale del legame tra coetanee. Cioè, il confronto, che non è mai pacifico, che è pieno anche di sentimenti e passioni che fanno fatica a essere nominati, perché l'amicizia tra donne non ha una tradizione letteraria, è sregolatissima, non ha un canone, non ha dei modelli. Però il processo di emancipazione e di crescita avviene attraverso il legame orizzontale tra le due. Di solito nella letteratura delle donne è la maturazione o la messa in questione o la narrazione della soggettività femminile avviene sempre in confronto con le figure materne, quindi e queste figure materne invece sono completamente inadeguate, sono delle vittime, non possono, le mamme di Elena e Lila non possono servire da modelli, anzi sono degli anti-modelli. Una funzione, diciamo così, un poco più esemplare la rivestono gli insegnanti, e infatti nella didascalia sui personaggi che apre ogni volume c'è una parte dedicata agli insegnanti, ma anche questi insegnanti, che pure guidano il processo di emancipazione attraverso la cultura, non assolvono in pieno il loro compito, sono anch'essi poi sottilmente o meno sottilmente messi in questione, la loro autorevolezza è molto precaria. Tutto si gioca invece nel rapporto tra le due. Possiamo andare avanti.
come fa a orchestrare sulla pagina Ferrante questa doppia voce? Ma provvede in vari modi. In realtà noi non sappiamo mai che cosa pensa Lila. Noi abbiamo accesso soltanto all'interiorità della nostra narratrice. La nostra narratrice è tutta in luce. Sappiamo tutto di lei, sappiamo anche troppo, perché parla e parla tanto di sé. La sua antagonista, coprotagonista, diciamo così, è invece sempre in ombra. Noi abbiamo accesso ai suoi giudizi a sprazzi, in modo ritardato o con tramite espedienti molto romanzeschi, un diario ritrovato e letto anni dopo, oppure una conversazione avuta ancora anni dopo, l'episodio centrale della smarginatura che avviene sulla terrazza la notte di Capodanno del 58, qui si dice che viene riferito negli anni 80. Abbiamo poi anche un altro espediente molto molto funzionale, ed è usare le voci degli abitanti del rione. Gli abitanti del rione riferiscono a Elena che cosa sta facendo l'amica, con giudizi molto contrastanti, molto poco attendibili e comunque molto, molto affollati. Possiamo andare avanti. Uno degli elementi di fascino però della saga è proprio che L'amica geniale è un romanzo corale. Cioè, ci sono due protagoniste che sono bene al centro della narrazione, però poi c'è una folla di comprimari, ognuno con le sue vicende, quindi le fila dell'intreccio si diramano secondo tecniche che sono state chiamate spregiativamente fogliettonistiche, saranno anche fogliettonistiche, ma che comunque movimentano la trama. Un altro elemento di interesse, e possiamo passare all'altra slide, è che l'amica geniale tenta anche la strada del romanzo storico. Anche questo non può essere negato. Poi che ci riesca o non ci riesca è un altro discorso. Secondo me non ci riesce tantissimo, però ci prova, nel senso che i quattro volumi scandiscono comunque in modo molto netto decenni del secondo Novecento, della vicenda italiana, della storia italiana. Per esempio, Donnarumma aveva fatto, secondo me in modo persuasivo, il nome del film La meglio gioventù, che può essere un modello. Secondo me, proprio nelle campiture del romanzo storico, il romanzo mostra, a mio giudizio, le sue debolezze più appariscenti, ma questo attiene al problema della dosatura delle voci. Di fatto, insieme alla progressione di intreccio in senso storico, che viene mantenuta comunque e che è un ausilio per il lettore, perché vedere vicende private messe in scena entro la storia pubblica che è più o meno nota, ha comunque un effetto di gratificazione e di accrescimento di interesse su chi legge. Io sono convinta di questo. Dopodiché abbiamo altre due linee di intreccio, per cui che sono questa volta nello spazio, perché nella sua ascesa sociale Elena lascia Napoli, lascia il rione, lascia Napoli, e invece Lila a Napoli rimane sempre. Andarsene invece, filar via definitivamente, lontano dalla vita che avevamo sperimentato fin dalla nascita, insediarsi in territori ben organizzati, sono i territori borghesi, dove davvero tutto era possibile, me l'ero battuta infatti. C'è da dire che la forza magnetica di Lila è talmente potente che a un certo punto della narrazione, e là dove, negli ultimi volumi, dove a mio parere
il tutto comincia a funzionare un po' meno, Elena ritornerà a Napoli per un po', proprio perché il suo percorso di ascesa è continuamente, diciamo così, spinto avanti dall'amica, perché la scrittura di Elena si nutre dei suggerimenti, delle invenzioni, dello scambio con Lila, ma è anche continuamente richiamato indietro. Però su questo magari possiamo discutere dopo con i miei interlocutori. Vi avevo messo infine altre due slide, perché alla fine ci dobbiamo chiedere chi è delle due l'amica geniale, e qua ci sono interpretazioni divergenti, perché i giudizi di Lila sono sempre molto recisi, ma sono intermittenti, e di fatto il lettore non ne conosce le motivazioni profonde. Ci vengono forniti non in chiaro, ecco, e quindi sta alla nostra inferenza di lettori interpretarli. Mentre su Elena sappiamo di tutto e di più. Anche questa è una domanda che lascio al dibattito, e la seconda domanda che dobbiamo farci è se questa narratrice, questa Elena, sia così attendibile, visto che il suo racconto è solcato, continuamente interrotto dal punto di vista divergente e disturbante dell'amica. Alla fine del quarto volume si dice: se davvero Lila, sottointesa, è riuscita a inserirsi in questa catena lunghissima di parole per modificare il mio testo, per introdurre ad arte anelli mancanti, per sganciarne altri senza darlo a vedere, per dire di me più di quanto io voglia, più di quanto io sia capace di dire. Auspico questa sua intrusione. Me la auguro fin da quando ho cominciato a buttare giù la nostra storia, ma devo arrivare alla fine per sottoporre tutte queste pagine a una verifica. Questa verifica è affidata ai lettori, che ne hanno dato una risposta positiva. Adesso io mi taccio e lascio spazio al dibattito e alla discussione. Grazie. Grazie. Abbiamo deciso di discutere un po', di ragionare. Tu hai fatto delle domande, io mi sono appuntato un paio di cose, poi ovviamente avevo tante cose che mi portavo dietro e che mi piace adesso discutere con te. Ma prova ad andare a gamba tesa, entro a gamba tesa, nel senso che tu hai detto alla narratrice Elena è una che parla troppo, l'hai detto un po' di volte, è un po' ridondante nella sua maniera di raccontare, e racconta di sé, eccetera, eccetera. Ecco, qui mi viene da usare un termine, un'etichetta largamente, per certi versi, dispregiativa, cioè l'elemento melodrammatico che è molto presente, il melò di questo romanzo, e tanto per complicare e il dibattito problematicamente, l'altro elemento che hai solo sfiorato è la natura intrinsecamente, direi, televisiva, da serie televisiva, non della serie televisiva, ma del romanzo stesso. Cioè il romanzo sembra essere costruito con tecniche che sono quelle della serie televisiva. Ma l'ultima cosa che vorrei dire, poi ovviamente sto mettendo troppa carne al fuoco, ma mi sono segnato le date di nascita dei presunti autori di questo romanzo, dalla Anita Raia, che classe 1953, c'è cioè una signora di 67 anni, al marito Domenico Starnone, che all'anagrafe ne fa 77, a Goffredo Fofi, che quest'anno dovrebbe compiere 83 anni. Cioè, un romanzo, non so come definirlo, ma sicuramente molto amato da giovani, molto amato dal pubblico americano, dal mondo postmoderno, che probabilmente è scritto da tre vecchi. E tutti sono i nomi di tre anziani.
una addirittura ultra ottantenne. Ecco, non so se hai voglia di... No, sì, sì, sì. Allora, devo dire che la questione dell'identità dell'autrice personalmente non mi appassiona e non credo sia Goffredo Fofi. Però sono abbastanza sicura che La vita bugiarda degli adulti me ne ha dato dimostrazione abbastanza ancora più lampante, che chiunque si celi dietro Elena Ferrante appartiene comunque a una generazione tra i 60 e i 70, ma non è che ci voglia un grande intuito per capirlo. La tranche, il percorso biografico... Com'è che queste persone sono in sintonia con un sentire comune anche giovanile? Ma perché comunque offrono un un resoconto del nostro passato di cui evidentemente c'è bisogno presso le nuove generazioni, cioè offrono dei riferimenti. Secondo me il romanzo storico dell'Amica Geniale non è che sia sto granché, perché non aggiunge più di tanto a mitografie note della vicenda italiana, quanto a intensità di rappresentazione, insomma, le pagine sul 68 a Milano, piuttosto che sui collettivi femministi di Firenze, piuttosto che sui personaggi che entrano nelle Brigate Rosse, per quanto mi riguarda, non sono tra le più riuscite dell'opera, però disegnano comunque uno sfondo e forniscono un orientamento. Io questo credo sia importante, sia stato uno dei motivi di apprezzamento dell'opera, cioè calare le vicende private entro un contesto riconoscibile o su cui magari si vuole sapere di più da parte delle giovani generazioni. Per quanto riguarda il fatto che il libro sia scritto come se fosse una serie TV, insomma, smorzerei un attimo la questione, nel senso che in realtà se noi andiamo a vedere un po' la fattura del romanzo, dialoghi per esempio ce ne sono pochini, proprio perché questa Elena parla tanto, e dialoghi ce ne sono abbastanza pochi in proporzione appunto alla mole delle pagine, quindi io non direi che quella di Ferrante è una scrittura visiva o che si presti di per sé alla visualizzazione. È vero però che la coralità dell'impianto dei personaggi, la scansione d'intreccio degli episodi con i colpi di scena, con i ritorni, eccetera, eccetera, si presta comunque a una televisizzazione, se mi passate il termine, della materia narrativa, con esiti che, vabbè, possiamo giudicare in base alle scelte che sono state fatte da Saverio Costanzo, che sono scelte molto molto tradizionali, ecco, di impianto molto molto tradizionali, ma ne avevamo già parlato. Sul melodramma, ma anche qua io questo melodramma non è che ce lo veda poi tanto, se devo essere sincera. Bisognerebbe un po' intendersi cosa si... ci troviamo come tendenza a esteriorizzare moltissimi sentimenti, soprattutto da parte della voce narrante, cioè questa teatralizzazione della passione, del sentimento. Ci sono tantissimi episodi, anzi direi che tutto il romanzo è attraversato da questa visività, si può vedere la passione, si può dire, si può raccontare anche esaustivamente, anche se c'è sempre un mistero, c'è sempre un non detto, su questo non c'è dubbio, però al tempo stesso la problematizzazione dei sentimenti, delle passioni, eccetera. Cioè l'elemento esteriore, ecco, che è molto, che probabilmente agli americani piace molto, no? Questo di continuamente raccontarsi, dirsi attraverso. Questo, sì, da questo punto di vista allora sì, sono d'accordo, ha a che fare anche con la gestione della coralità, nel senso che questi personaggi continuamente si incontrano, si scontrano, ci sono
comunque attraverso una geometria variabile ci sono sì, esternalizzazioni dei sentimenti. Dopodiché in realtà le cose davvero cruciali restano invece un po' sullo sfondo, ecco, perché sono affidate a quel personaggio che secondo me è il più affascinante di tutto e che regge l'intera macchina narrativa, perché è Lila che regge l'intera macchina narrativa nella mia interpretazione, ed è anche il personaggio che più magnetico, che interessa di più al lettore, però sempre questo, sempre secondo me, e quello rimane invece un po' più sfumato, forse perché non si può neanche dire. Certo. Sì, ovviamente di cose da dire ce ne sono tantissime. Ecco, io magari mi permetto di dire, dal punto di vista storico, che sicuramente alcuni periodi sono anche quasi presentati in modo caricaturale, penso soprattutto al periodo del riflusso e successivo. Però secondo me tra gli anni 50 e 60 un paio di intuizioni ci sono, e forse anche la rappresentazione del terrorismo, ma forse più esattamente della violenza proletaria, mettiamola così, non sono sbagliate, nel senso che toccano anche un nodo e un rimosso. Se pensiamo che uno dei personaggi che mantiene una sua purezza è un terrorista che comunque appare fedele ai suoi ideali, anche se ha sbagliato, però ha degli ideali e riceve un trattamento nobile da parte del narratore e della narratrice. Questo non è un dato da poco, secondo me, abbastanza coraggioso. Per come la vedo io, secondo me, dal punto di vista del racconto storico, le sequenze più riuscite sono ancora una volta quelle che riguardano Lila. Cioè non sono le cartoline della borghesia progressista, che sono trovate insopportabili, piuttosto che dei normalisti o delle femministe a Pisa e a Firenze. Sono l'esperienza di fabbrica di Lila, quella sono pagine potentissime nella fabbrica di Salumi alla periferia di Napoli, l'esperienza anche di assemblearismo della contestazione napoletana tra operai e studenti, quelle le ho trovate potenti, piene di verità. Quanto più ci si allontana invece da Napoli, più la narrazione, a mio avviso, perde di icasticità e efficacia rappresentativa, però questo appunto è la mia interpretazione, non so. Probabilmente molti lettori e molte lettrici non l'hanno condivisa, ecco. E la storia di Elena è apparsa invece altrettanto interessante, altrettanto coinvolgente. Senti, allora, il nom de plume... Poi basta, non faccio altre domande, però il nom de plume Elena Ferrante è stato escogitato per sentire il calco di Elsa Morante, su questo è evidentissimo, e c'è proprio la quasi perfetta sovrapposizione dei due nomi. Allora, lo storico della letteratura che io sono costretto ad essere non può che rilevare il fatto che Elsa Morante è stato una specie di grande rimosso della cultura letteraria italiana. Fino a non molti anni fa circolarono. E tuttora circolano giudizi molto riduttivi rispetto alla sua opera, anche se poi nel tempo, insomma, molti si sono ricreduti, ma insomma, sappiamo tutti che negli anni 70 la storia, tutto il successo di Elsa Morante fu al centro di uno scandalo e insomma i ben pensanti della critica letteraria e dell'Accademia Italiana se la sono lungamente presa con lei. Allora, domanda banalissima, si sta ripetendo un fenomeno simile? Cioè tra 20 anni Elena Ferrante verrà pienamente sdoganata presso gli accademici, e ci sono oggi segnali appunto di una somiglianza tra il caso Morante e il caso Ferrante, secondo te, tu come la vedi?
Allora, prima bisogna vedere chi saranno gli accademici. Questa è la prima deputati a giudicare e soprattutto se conterà il loro giudizio, cosa di cui io non sono affatto sicura. Comunque, a parte gli scherzi, i due casi presentano somiglianze anche a distanza di anni e rilevano la tenace diffidenza di buona parte dell'intellettualità umanistica italiana nei confronti della forma romanzesca e nei confronti dello storytelling, del racconto, del racconto, un racconto che metta in scena personaggi coinvolgenti. Ecco. Dopodiché mi fermerei qui però. Con i paragoni, nel senso che Samorante per me è una, se devo dare un giudizio di valore, Samorante è una scrittrice molto molto più grande, più complessa e più ricca di Elena Ferrante e io non metto sullo stesso piano Menzogna e Sortilegio e L'amica geniale. No, no. Sì, no. Non so quanti di noi lo farebbero, però... Però la voce narrante di Menzogna in Sortilegio può forse avere qualche punto di contatto nel modo in cui gestisce la materia narrativa rispetto all'Emu nell'amica geniale, forse, nella loro diversità. Faccio queste osservazioni perché una delle domande che mi viene da farti, ma forse non c'è neanche il tempo di approfondirla, riguarda proprio la voce della narratrice, dell'amica geniale, che sono d'accordissimo, è forse uno degli elementi più interessanti, perché il modo in cui viene raccontata la storia è davvero... È vero, l'Emu sta fuori, però a volte cerca anche di penetrare il mistero che per lei è Lila. È una voce molto potente che paradossalmente nella trasposizione a serie TV, gioco forza, forse un po' si perde, si perde totalmente. È evidente che il cinema e la televisione fanno fatica a mettere in scena le voci in prima persona. Però forse le scelte di Saverio Costanzo penalizzano un po' questo aspetto dell'architettura. Era difficile, però la scelta è stata molto tradizionale, quindi voce fuori campo e ciao. Voce fuori campo e ciao, cioè con la prima persona che si sovrappone alla scena, ovviamente toglie tutta la complessità e tutti i margini di ambiguità che invece ritroviamo nella parola scritta, ma d'altra parte un po' è inevitabile, nel senso che io non so come questo gioco di voci, che è quello anche che ti tiene incollato alla pagina, perché ha un potere... La voce narrante è così mescolata, un po' verbosa e un po' reticente quando si tratta di mettere a fuoco l'altro personaggio, ha un ritmo proprio che ti tiene anche incollato alla pagina. Era difficile trasporlo in audiovisivo, francamente, cioè, per come sembra a me. La soluzione adottata comunque fa cadere, lo riduce... rende il prodotto molto più tradizionale come impostazione di quanto non sia, compensa con la visività di questo rione ricostruito in cartolina, e anche qui si possono fare tanti discorsi, con invece l'espressività dei personaggi, perché il casting secondo me invece è stato fatto molto bene, con intelligenza, con l'uso del dialetto anche, eccetera, eccetera. Certo. Io avrei un'ultimissima domanda, non voglio rubare però troppo tempo. Mi faccio portavoce anzi di una domanda, perché è una domanda che ho sentito fare da tante persone che hanno letto il libro e l'hanno apprezzato. Tu hai detto all'inizio una cosa, secondo me,
molto importante, che la mite geniale va considerato come un romanzo, cioè non come quattro romanzi, ma come un romanzo in quattro parti, possiamo dire così. È evidente che però in queste quattro parti ci sono molte oscillazioni, non solo della voce, ma anche stilistiche, anche di tenuta. Ci sono parti di questo romanzo, dei libri che lo compongono, che davvero, non dico insinuino il dubbio, che forse quest'opera non era sin dall'inizio così tanto architettata. Questa è una domanda, cioè dal tuo punto di vista. Secondo me sì, e anche le oscillazioni che sono talmente vistose, proprio perché sono molto vistose, sono anche quelle che hanno fatto sospettare che non ci fossero solo due mani, ma quattro nella composizione del libro, il che può essere, non so, interessa relativamente. Io penso che il piano editoriale e l'uscita annuale abbia influito molto sulla fattura dell'opera, perché a me sembra che i primi due volumi dimostrino anche una tenuta stilistica superiore agli ultimi due. Però se ogni anno devi consegnare il tomo di centinaia e centinaia di pagine, questo cioè, è comprensibile. Quindi io penso che ci siano intervenute esigenze editoriali, e sembra anche a me, quello che hai detto tu Filippo, che a un certo punto la pianificazione della storia cominci a tenere un po' meno. Per esempio tutta la parte sulle figlie di Elena e sul figlio di Lila è la parte più debole del romanzo, che avviene tra il quarto volume, tra terzo e quarto volume soprattutto, ed è un appendice che è poco efficace, non funziona. Quindi non è soltanto una questione di tenuta stilistica, c'è anche quello, perché ci sono certe parti del terzo volume che sono proprio sciatte, secondo me, dal punto di vista stilistico, ma proprio anche di tenuta costruttiva dell'intreccio, quindi una questione strutturale a un certo punto, mi è parso, ecco. Un'altra cosa che si può osservare, ritornando al discorso storico, è che in realtà la vicenda finisce all'inizio degli anni Ottanta, Anche su questo dovremmo riflettere. Cioè, l'epilogo dell'opera è la sparizione della bambina perduta, poi non è che succeda molto, è che avviene negli anni Ottanta, negli anni del riflusso, della sconfitta, del ripiegamento. Questo a me non... Quello che viene dopo è il tempo del cattivo sangue, insomma, è la vecchiaia, ma non aggiunge moltissimo, secondo me, al disegno complessivo dell'opera. Però tentativo di raccontare la nascita di Forza Italia, un po' c'è, no? Sì, affidato al cattivo della storia, Nino Sarratore, non è che ci dice molto. No, è molto schematico. È molto schematico, molto tirato via, cioè... Sono i decenni precedenti quelli che formano il cuore della narrazione. Anche questo qualcosa vorrà dire. Certo. Senti, no, una domanda, la domanda delle domande, da un certo punto di vista, che sorge spontanea, forse qualche persona che ci ha seguito se l'è posta ascoltando la tua narrazione. Allora, è proprio come è nato questo successo? Cioè, quando ci sono i romanzi di successo, la gente dice, beh, lo strapotere dell'editoria e del marketing che tutti ci condiziona e che ci costringe ad andare in libreria a comprare tutti la stessa opera. E tu hai anche detto, beh, non era un grandissimo successo finché gli americani non l'hanno adottato. Spiegazione la tua, che rischia di complicare ulteriormente l'immagine, il quadro del successo, diciamo, italiano. No, allora io però distinguerei tra valorizzazione critica, che c'è stata da una parte, e però poi il successo di pubblico non è che dipenda dalla valorizzazione critica. Il successo di pubblico è indiscutibile, e c'è stato anche in Italia.
Io penso che questo sia un libro che parla soprattutto alle donne, che racconta delle donne da un punto di vista in cui le donne si ritrovano, le donne sono la maggioranza dei lettori, in Italia, ma anche, cioè, sono quelle che leggono di più, e che rispecchi e restituisca e carichi di significato, dia un significato a aspetti della nostra esperienza esistenziale. Quindi questo sia senz'altro un motivo di successo presso le lettrici. Secondariamente perché Elena Ferrante si fa leggere, ti tiene per un bel po' attaccato alla pagina. E questa è una qualità di scrittura e di architettura della storia che le va riconosciuto. Io quando l'ho preso in mano, cioè, magari sì, storcevo il naso, un po' di ridondanza, un po' di sciatteria, però, ma me lo sono bevuto. Ma bevuto! e così ho sentito anche chi altri pareri. Ah, non riesco a staccarmi! E questo è talento, però, non altro. Allora. Io mi sto chiedo alla nostra regia se sono arrivate domande dal pubblico, perché in teoria potrebbe anche essere successo questo, ma... Ci sono in realtà due considerazioni, ve le giro. Sì? Bene. Ottimo. Allora, lo leggo io, giusto oggi mi interrogavo se avventurarmi nei libri della Ferrante, dai quali sono stato lontano per quella sensazione fastidiosa che l'artificio di marketing dell'occultamento dell'identità mi ha prodotto fino ad ora. La relazione di Elisa Gambro mi ha però incuriosito, grazie, beh, un complimento. Ed ero anch'io diffidente, sono invece immersa e godo ogni attimo di quella scrittura. È una scrittura immersiva. Non abbiamo affrontato il concetto di immersività. Sì. Si può a che fare con quello di Opera Mondo? L'Opera Mondo doveva essere un po' diversa nelle intenzioni originali, però... Allora, ricordiamo sempre Cent'anni di solitudine, che secondo me è stata l'opera immersiva di una generazione... Adesso qui dovremmo aprire tutto un dibattito generazionale che ci spaventa un po', però se ci stava Cent'anni di solitudine, puntini, puntini. No, sto parlando dell'immersività, non della qualità, sto parlando di queste grandi letture che chiaramente dobbiamo mettere Joyce insieme a Elena Ferrante, però in mezzo, ecco, come elemento Trade Union ci può stare l'esperienza immersiva della lettura di Cent'anni di solitudine, per intenderci. Poi naturalmente siamo pronti a ogni tipo di autocritica. Non so se Ferruccio voleva intervenire o dire qualcosa. No, nulla da aggiungere. Sono molto contento di essermi fatto convincere da Paolo a inserire la discussione su Elena Ferrante. Già questo penso di aver espresso un po' la valutazione, insomma, con questa cosa, e avevo, come dire, tanti dubbi, ma il modo come mi ha argomentato Paolo mi ha convinto, e devo dire, dopo aver sentito Elisa, sono ancora più convinto che è stata una scelta giusta. In fin dei conti è capitato anche a me, io ho letto uno solo di quei 4 volumi, però devo dire che l'ho preso in mano e confesso che l'ho letto d'un fiato anch'io, quindi evidentemente c'è qualche ragione se si è calamitati in questa lettura. Io penso che possiamo chiudere così. Io ho bisogno di ringraziare Elisa tantissimo, perché ha offerto una chiave lettura a tutto campo di grandissimo interesse critico nel merito dell'opera, quindi mi sento proprio il dovere di ringraziarla tantissimo. Io ti ringrazio però sempre, perché, come dire, stai costruendo con grande passione assieme a Filippo questo percorso, e ritengo un percorso, se pensi
all'accumulo progressivo degli autori che abbiamo affrontato, è davvero un percorso straordinario che stiamo facendo. Voglio aggiungere solo una cosa: per un attimo solo si è affacciata una quinta persona sul il regista che ci accompagna in questa cosa, Sauro, Soana. Sauro, se ti fai vedere un attimo, non so se vuoi farti un po', devo dire che mi sono per bisogno di ringraziarti tantissimo, perché è un piacere. Ecco, non l'ho mai detto, no? Te lo dico, in realtà questa operazione streaming in casa della cultura, che ormai sta andando avanti da qualche anno e sta avendo francamente un grande impatto, devo dire, è tutta dovuta all'intuizione di Sauro, che, come dire, mi ha spiegato che si poteva fare questa cosa, mi ha convinto che si poteva farla con modeste risorse, a fare una grossa operazione, e devo dire, l'abbiamo fatta, e adesso ne siamo un pochino tutti contenti. Grazie a tutti voi per un bellissimo incontro questa sera. Grazie. 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 Arrivederci.